Allora, buongiorno, cerchiamo di farcela a fare questo video. Questo è un video tag. A parlarvi è Valentina, e siccome Valentina sa che la Valentina del futuro vorrà sapere che rossetto aveva sulle labbra, che cosa aveva sulle labbra, allora comincio questo video tag con una cosa che non c'entra niente con il video tag. Valentina, sappi che sulle labbra hai le labbra delineate dalla matita che si chiama Acero di Neve Cosmetics, e poi la superficie delle labbra riempita una prima volta con un rossetto inglese di una marca che si chiama Neal's Yard Remedy nella tonalità mezzanita, e poi le labbra riempite una seconda volta, stavolta con un rossetto francese di Avril e che si chiama Tomate Cerise, come mi piace sempre dire all'italiana, perché secondo me è un nome che fa un po' ridere questo nome, non so. Mi è sempre dato l'impressione di un nome abbastanza ridanciano, non ridanciano lui quanto noi quando lo leggiamo. E allora questo è un video tag, sono stata taggata, infatti, non capita mai per fortuna, non, nel senso che quando ti taggano, quando parlano di te in un video, tante persone che magari con te non c'entrano niente corrono a guardarti e da questo nasce una specie di disequilibrio dell'atmosfera che tu ci hai messo tanto tempo e tanta dedizione a creare con un gruppo ristretto e sempre uguale di persone. Io, siccome sono una persona molto, molto flemmatica, molto abitudinaria e molto anche statica, statica proprio per scelta pervicace, allora quando arriva qualcuno e rimescola la situazione, in un primo momento mi sento sempre un po' così, mi sento sempre un po' poco bilanciata. In realtà però mi ha fatto molto piacere essere taggata da Davide, tant'è che il giorno dopo che mi ha taggato sto già facendo il video, perché il tema del video è un tema che mi piace, che mi fa sorridere, che mi porta anche a parlare di tante cose di cui non avrei mai avuto occasione di parlare, rimanendo entro i confini delle cose di cui parlo di solito. E allora per questo trovo questo video tag un'occasione veramente veramente carina per raccontare tante cose, per chiacchierare veramente di cose che altrimenti sarebbero andate perse nei meandri della mia memoria e mai venute a galla. E allora comincio subito, e le domande sono 15, ma forse diventano 14, perché l'ultima domanda, la numero 15, dice tagga chi vuoi. Io non taggo nessuno, chi vuole fare questo video lo fa, va bene così. Il ragazzo, l'ho detto già, il ragazzo che mi ha taggato si chiama Davide, e qui sotto ovviamente vi scrivo come arrivare sia al suo canale sia al suo video simile a questo, con lo stesso titolo. Allora, domanda numero 1: a che età ha iniziato ad usare il PC? Dunque, incominciamo a capirci. Io ho 45 anni, quindi ho iniziato ad usare il PC quando i PC hanno incominciato ad entrare dentro le case degli italiani. Dunque, quando io ho cominciato ad usare il PC, avevo già 28-29 anni. E il primo PC che ho avuto, però, dentro casa è stato che abitavo già in Germania, quindi avevo già intorno a 31-32 anni quando ho avuto il mio primo PC, personal computer, e tuttavia ne ho avuto uno solo di personal computer, perché poi nella vita ho sempre avuto dei computer portatili, ossia dei laptop, e li ho sempre distrutti, o meglio, secondo me si sono sempre loro autodistrutti, perché erano anche di marca alle volte, ma sempre di qualità molto 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 precaria. Come fa un computer portatile? Io sono una persona che scrive moltissimo, ma mi domando come fa un computer portatile veramente ad avere tutte le lettere dell'alfabeto cancellate sulla tastiera dopo soltanto 5 mesi di utilizzo. Cioè, non è che io abbia le dita all'acido, cioè ho delle dita normali, mi piacerebbe credere che io abbia le dita all'acido, ma non è così, ho delle dita normali. Tra l'altro, le mie dita non sono mai un tic, appiccicatice, sudatice, veramente mai. Io non sono una persona che ha le mani sudate, mai nella vita, perché proprio non fa parte di
della mia costituzione, della mia pelle. Eppure mi si cancellano sempre tutte le letterine dalla tastiera del computer, questo per citare uno dei tanti problemi che hanno i miei computer. E quindi ho fatto fuori 4-5 computer portatili, 4-5 laptop negli ultimi 4-5 anni. Niente, così è la vita. Il primo computer, il primo personal computer, la postazioncona da computer, che vedo piace ancora tantissimo agli italiani, mentre invece all'estero non è così. All'estero poche persone hanno proprio la postazione computer a casa. La gente ha un laptop e basta, ma ci sono tante differenze tra gli italiani e il resto del mondo. Per esempio in Italia tutti hanno il cosiddetto tablet, il tablet. In Germania, per esempio, no, in Germania nessuno se l'è calcolato. Il tablet è una cosa, un'invenzione che non ha fatto presa per niente in Germania, ma non fa niente perché tanto l'inesistenza delle vendite in Germania è stato sicuramente ammortizzato da altri paesi come l'Italia, in cui il tablet ha avuto talmente tanto successo da entrare dentro tutte le case di tutti. Cioè, c'è gente, conosco gente italiana che ne ha 3, 4, perché poi colleziona i nuovi modelli. Cioè, siete pazzi? Da dove li prendete tutti i soldi che costa un tablet? Poi dite che non avete i soldi in tasca, però io vi vedo con le scarpe firmate, con il tablet, con l'ultimo modello di cellulare. Cioè, queste cose costano. Va bene. Ma questa era la prima domanda. Domanda numero 2. Quando hai iniziato invece a navigare sul web? Ho iniziato a navigare sul web un po' prima di avere un computer perché nella redazione del periodico per il quale lavoravo, nelle redazioni dei periodici per i quali lavoravo e anche negli studi radiofonici in cui lavoravo in Italia, c'era generalmente un computer e il computer mi serviva sia per trovare informazioni nelle redazioni riguardo ad attori, attrici, registi, dal momento che scrivo di cinema, e negli studi radiofonici mi serviva il web, mi serviva internet, mi serviva per trovare delle notiziole simpatiche da racconticchiare tra un brano e l'altro, spesso alle 5 di mattina. Mi ricordo quei tempi come tempi con un'atmosfera favolosa, perché si era alle 5 di mattina, anzi alle 4 di mattina io mi svegliavo, mi lavavo un po' così, un po' assonnata, prendevo il mio scooter, come lo chiamavo, come mi piaceva chiamarlo, che era un free, io dicevo scooter, il free, Piaggio, per scherzo chiaramente, prendevo il mio scooter blu e mi incamminavo sulle strade deserte, desertissime, perché alle 5 di mattina, per andare alla radio a lavorare, perché facevo il turno dalle 5 fino alle 8, dalle 5 fino alle 9, dipende. A me piaceva fare tantissimo o i turni la mattina presto presto o i turni la mattina tardi tardi. In ambedue i casi mio padre si arrabbiava tantissimo perché urlava, diceva: "Ma dove va una signorina come te alle 5 di mattina? Ma come, non si è mai visto che una signorina come te debba tornare a casa alle 3 di notte?" Aveva ragione, però io non ero da sola perché alle 3 di notte, per esempio, c'era il fidanzato che anche quando è diventato sfidanzato. C'era un fidanzato che ai tempi della radio, che erano anche i tempi delle redazioni dei periodici, quando era fidanzato gli piaceva tantissimo venire a casa mia, piombare a casa mia alle 10 di mattina, alle 11 di mattina. Io a quell'ora dormivo, oppure mi ero appena svegliata, oppure stavo cominciando a prendere il tè, perché erano altri tempi, no? E gli piaceva tantissimo piombare a casa mia per portarvi il panino con la mortadella, il panino con il prosciutto. Questa cosa poi è continuata, però ha cambiato location. Quando è diventato sfidanzato, quando tutti e due siamo diventati sfidanzati, ma se possibile, certe volte succede questa cosa, certe volte succede che la gente si sfidanza e dal momento in cui si sfidanza diventa veramente, ci tiene, incomincia veramente a tenerci all'altra persona. Allora, da sfidanzato anche, veniva per esempio all'una di notte nella redazione del posto in cui scrivevo a portare di nuovo la focaccia con la mortadella.
Io sono convinta che lui pensi che a me queste cose non facevano piacere, invece a me facevano molto molto piacere e adesso sono le cose che purtroppo io faccio con le persone a cui tengo, le persone a cui tengo perché purtroppo non sono a me. Lasciamo perdere questi discorsi veramente, però è piacevole ricordare il fidanzato, anche sfidanzato, il fidanzato barra sfidanzato. Bar, sfidanzato che portava i panini. E quindi, insomma, mio padre in questo era vagamente rassicurato perché perlomeno sapeva che non ero da solo e di cui il fidanzato si fidava, stranamente, di tutti gli altri no. Vabbè. E numero due, e aveva ragione, tra l'altro. Numero due, quando... Ah no, non ho ancora risposto. No, anzi, stavo rispondendo già alla numero due. Lo sfidanzato, fidanzato, mi ha messo in subbuglio le cervella. E no, perché si tratta di selezionare quello che uno poi dice in un video e non mettersi a parlare interi giorni e interi video soltanto di una cosa che non c'entra niente con il tema del video. E per questo mi è andato un po' in subbuglio il cervello. E riprendiamo le fila del discorso e di che cosa stavamo parlando? Sto fingendo, in realtà so perfettamente la situazione sotto controllo, so perfettamente di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che ho incominciato ad usare internet un po' prima di quanto io abbia poi usato effettivamente il computer in tutte le sue altre funzioni. A tal punto, per me il computer ha significato da subito internet, che poi fino a oggi, fino ai giorni nostri, io ho sempre avuto computer equipaggiati molto male in quanto a programma di scrittura, anche se io teoricamente sarei una persona che scrive tantissimo. Io scrivo tantissimo, ma scrivo tantissimo direttamente su internet, cioè io non ho mai scritto una brutta copia in un programma di Word in vita mia. Nel senso, ho sempre scritto già dentro le email improvvisate. Io sono una persona che scrive e quando scrive improvvisa. A volte rilegge, ma la stragrande maggioranza delle volte non le interessa niente di rileggere. A me non interessa veramente nulla. Nel momento in cui io ho scritto una cosa, via, la cosa è lanciata nell'universo impulsivamente e chi si è visto, si è visto. E così, ci sono delle persone che sono fatte così. E quindi io ho sempre avuto dei programmi di scrittura estremamente precari, estremamente semplificati ed estremamente non sufficienti poi a lavori di scrittura che ho sempre dovuto fare nel corso dei decenni. Però la situazione non è cambiata perché se uno è fatto così, è fatto così. Numero 3, adesso possiamo andare al numero 3. Quante ore passi online al giorno? Allora, al momento veramente poche, perché al momento, siccome mi si è autodistrutto l'ultimo laptop che avevo, allora al momento l'unico computer che ho a disposizione è un computer che mi è stato prestato, sempre un laptop, ma gigantesco, voluminosissimo e pesantissimo, quindi non posso portarmelo in giro, quindi il tempo che passo online si è necessariamente drasticamente ridotto. Altrimenti il tempo che passo online ogni giorno è confinato a due momenti, no, a tre momenti del giorno. Ossia, l'ora di colazione, io faccio colazione stando al computer, non scrivendo, ma leggendo o guardando cose. Poi c'è l'ora subito dopo il pranzo, tra le 2 e le 3 di pomeriggio. Io dico subito dopo il pranzo perché sto parlando con voi, ma io in realtà non pranzo. Perché non pranzi? Perché non ho mai pranzato in vita mia, ma diciamo che faccio colazione un po' tardi e faccio una colazione all'europea, non all'italiana, quindi una colazione molto consistente. E poi l'altro momento della giornata in cui io sono su internet è la sera, tra l'ora di cena e il dopo cena. E quello è il momento più largo, infatti anche se ci fate caso, quelli sono anche i momenti in cui io rispondo ai vostri commenti. Voi sapete che per rispondere ai vostri commenti solitamente sono in giro tra le 2 del pomeriggio e le 3 del pomeriggio, così come anche di sera. Di sera magari non sono tutto il tempo seduta al computer, mi alzo, faccio una cosa, poi torno. In realtà il mio stare su internet è abbastanza limitato.
però è scaglionato in diversi momenti della giornata in modo da dargli una specie di continuità, non so se riesco a farmi capire. E quindi quante ore passi su internet al giorno? In realtà non lo so, però penso, sicuramente tra le 3 e le 5 ore al giorno, sicuro, sicuro. E la maggior parte di queste ore avviene di sera, sicuramente. Poi, numero 4. Quale dispositivo o console preferisci per giocare? Questa è la domanda più bella del videotag. Questa è la domanda che mi ha spinto e che mi ha fatto proprio, che ha scavato dentro la mia testa e mi ha portato a trovarmi qui in questo momento. Io sto facendo questo videotag soltanto per rispondere a questa domanda. Allora, dunque, parliamo di console che vi sono note a voi moderni. Io ho giocato tra il 2003 e il 2005 un po' con la PlayStation, con il primo modello di PlayStation che esisteva, che non so che modello sia perché non sono un'esperta di PlayStation, e da subito si è evidenziato che i miei giochi preferiti fossero i cosiddetti giochi che si chiamano jump and play, ossia i giochi dove c'è un pupazzetto perso in qualche paese delle me meraviglie, un funghetto, un coniglietto, e questo pupazzetto deve superare tante prove, deve saltare e correre, e deve correre attraverso gli schemi di gioco, di schema in schema, poi finalmente arriva alla fine del gioco. Ciò è dovuto, basta, questa è la mia unica esperienza, con una PlayStation, ossia con una console moderna, contemporanea, recente. Posso dire, per esempio, la PlayStation non era mia, era di Stefan. Stefan è stato un accanitissimo giocatore di PlayStation a livelli abbastanza fanatici, nel senso che ancora io oggi, ripensandoci, penso che comunque era un po' ridicolo, nel senso a me non piacevano le modalità con cui annientava se stesso davanti alla PlayStation, stava proprio lì così, con una faccia spiritata e completamente posseduta dal gioco che stava giocando. Lui giocava sempre a giochi molto violenti, molto cruenti, molto sanguinolenti, come è spesso il caso dei maschi, no? Come è spesso il caso delle persone di sesso maschile che giocano con la PlayStation. A me tutto questo assolutamente non piaceva. E poi soprattutto ci passava delle ore, nel senso si svegliava, io arrivavo a casa sua, era mattina, era la tarda mattinata, lui era là davanti, ingobbito a giocare con sto gioco, e cioè io trascorrevo del tempo seduta al tavolo del salotto, dell'allora salotto, aspettando, era un'altra casa, aspettando che lui finisse, cioè si rendesse conto che io fossi lì, finisse. Nel frattempo arrivavano anche altri amici, altra gente, quello rimaneva là davanti alla PlayStation, vita naturale, durante la sera stava ancora lì. E questi erano livelli un po' preoccupanti. Poi per fortuna, anche per sfortuna, un giorno sono venuti i ladri e hanno rubato la PlayStation. Sono entrati i ladri dalla finestra e hanno rubato la PlayStation. Credo però che i colleghi di lavoro gliene abbiano regata un'altra subito dopo, ma non me lo ricordo. Non mi ricordo perché ecco, preferirei rimuovere il periodo PlayStation di Stefan. E dicevo, questo è stato l'unico gioco recente a cui io abbia giocato. In realtà, però, molto molto tempo prima che voi foste anche solo un'idea vaga nell'anticamera più remota del cervello delle vostre mamme, dei vostri papà, io già giocavo ai giochi che c'erano all'epoca. E allora facciamo un salto nel passato e andiamo nel 1980, 81, questi anni qui. In questi anni qui io ero piccola, andavo tra le elementari e le medie e avevo un aspetto veramente decisamente nerd. Io e mio fratello eravamo vestiti sempre uguale, e quindi io necessariamente ero sempre vestita da maschio, perché non è che mio fratello, per essere vestito uguale alla sorella, si vestiva da femmina, era più che altro il contrario. Quindi avevamo addosso sempre un maglioncino colorato, jeans, scarpe da tennis, quella era la divisa, e in più io avevo gli occhialoni, ma veramente gli occhialoni modello Arale e Dr. Slump. Arale, tra l'altro, ah, ma questa cosa la dico dopo, quando c'è una domanda che è appositamente studiata per farmi dire certe cose. E quindi io vestita così,
Venivo portata dal papà in sala giochi. C'erano le sale giochi che erano frequentate per lo più da bambini e da tardo adolescenti, tra i 16, 18 e 19 anni. Lì c'era un bancone, al bancone si cambiavano i soldi e si ricevevano in cambio gettoni, e gettoni si metteva che non erano i gettoni del telefono, quelli erano un altro tipo di gettoni, ma erano gettoni che si inserivano nei videogiochi, e sul gettone generalmente c'era scritto il nome della sala giochi, c'era scritto gettone per videogioco, c'erano scritte tante cose a seconda del posto in cui si andava a giocare. Io ricordo una sala giochi, chissà che c'è al posto di quella sala giochi, tra l'altro adesso mi sa che ci hanno costruito una chiesa, può essere. Mai niente. Ricordo una sala giochi nella quale andavo sempre con il papà e il fratellino, e che si trovava lungo la riviera della mia città italiana di Pescara, e lì proprio passavamo le ore. Il mio gioco preferito io avevo dei giochi preferiti, dei giochi ostinatamente preferiti, nel senso che se arrivavo lì e il gioco preferito era occupato, e mio padre tentava disperatamente, sudando e asciugandosi con il fazzolettone di cotone, cercava di convincermi disperatamente a giocare, ad accontentarmi, andare a giocare con un altro gioco che magari era libero, ma che però non mi piaceva e non mi interessava. Non c'era verso, io rimanevo dietro a quello che stava giocando, facendo anche il tifo, perché poi chiaramente mi piaceva vedere come giocava e come vinceva. Quindi il fatto di dovermi trovare lì ad aspettare anche delle ore, ma veramente delle ore, senza fare niente, solo guardando questo qua che stava giocando davanti a me piaceva, perché ero una giocatrice e mi piaceva molto guardare la tecnica con cui il giocatore diverso da me attaccava il gioco e ci si faceva strada all'interno. A me piaceva tantissimo. Improvvisamente mi arriva una corrente pazzesca, da cui non so perché, la finestra è chiusa, non so perché arrivi questa corrente. Ora accendo il termosifone a tutto volume, nella speranza di contrastare questa barriera di corrente. Se mi metto con la mano così, la corrente non mi raggiunge in piena faccia. Faccio tutto il video così. E, dunque, i miei giochi preferiti erano un gioco che non mi ricordo come si chiama, ma in cui c'era di mezzo Tarzan. C'era Tarzan che si muoveva all'interno degli schemi di gioco, non camminava ma si muoveva svolazzando di liana in liana, e ogni tanto diceva e chiaramente doveva salvare una donzella. Un altro gioco che mi piaceva tantissimo era l'ultimo gioco con cui ho giocato da bambina, era Space Invaders, che per molti anni ho snobbato mentre ero bambina, e che poi invece era l'unico videogioco nel bar vicino a casa di mia zia, e quindi era l'unica cosa con cui si potesse giocare. Quindi ho incominciato a giocarci e ho scoperto che mi piaceva, che era un bel gioco, perché in Space Invaders c'erano tutti questi mostriciattoli, astronavine e microbini, no? E c'era l'astronave fatta a punta, che era la cosa più brutta di tutto il gioco, era proprio questa astronave che doveva sparare. La cosa più bella invece erano le formazioni di microbini e di esserini e di robini che apparivano nella parte alta dello schermo, e anche la cosa bella era il modo, era il reticolato che si formava man mano che il giocatore riusciva a sparare e annientare pezzi di microbini e poi microbini interi, e lì si creavano dei buchi che otticamente facevano delle formine bellissime. Poi c'era anche un vermicione che ogni tanto passava ed era micidiale, e c'erano questi microbini, questi cosini che si muovevano facendo si muovevano in orizzontale, perché andavano così e poi così, così e poi così. Oddio, questa cosa mi ha plasmato il cervello. Io ancora adesso ho delle similitudini con la vita reale, che sono delle similitudini di Space Invaders. Oppure ho delle tecniche di attraversamento della strada, e questo è molto pericoloso, che si rifanno direttamente al videogioco, che era anche un altro videogioco per cui io sono andata pazza per tutta la vita, anche adesso. Anche adesso spesso ci gioco nelle imitazioni che si trovano su internet, e che è
quel gioco che si chiama, come si chiama? Si chiama Frog o si chiama qualcosa con all'interno, io non conosco mai né i titoli dei film, né i titoli dei libri, i titoli dei videogiochi, perché tanto mi so spiegare, quindi non ho bisogno di occupare il cervello con i titoli ufficiali. Dunque c'è un gioco in cui c'è una rana che deve attraversare la strada e poi deve attraversare un fiume e deve passare sui tronchi, ma sui tronchi qualche volta c'è qualcosa che non va, c'è di nuovo un vermicione, un mostricione. Le macchine passano a velocità differente e c'è tutta una musica in sottofondo che ti concentra e ti mette un'ansia pazzesca. Infatti adesso, per esempio, ho problemi di stomaco con questi giochi, non ci posso giocare, sennò mi viene mal di stomaco. Ma insomma, a me piaceva tantissimo questo gioco con la rana che doveva attraversare la strada. Poi mi piaceva tantissimo anche... No, poi mi piaceva moderatamente Pac-Man. Perché i fantasmini di Pac-Man erano proprio progettati per essere più intelligenti della pallotta Pac-Man e quindi era un gioco che secondo me era perduto in partenza e poi anche per il fatto che io sono una persona più lineare che si appropria dello spazio nel modo in cui è concepito il gioco di Pac-Man. Allora, il labirinto all'interno del quadrante, del frame di Pac-Man, per me era una cosa che sfuggiva un po' alla mia logica e sfuggiva un po' alla mia capacità di tenere sotto controllo un gioco e anche alla mia capacità di concentrazione nel muovermi all'interno dello spazio gioco. Quindi Pac-Man mi piaceva meno. E poi mi piaceva tantissimo, ma tantissimo, tantissimo, Donkey Kong Junior. Allora, Donkey Kong, chi era Donkey Kong? Donkey Kong era un amico, cioè mica tanto amico, era un parente di Mario. Mario sarebbe Mario Bros. E all'inizio c'erano Donkey Kong e poi successivamente Donkey Kong Junior, tutti i giochi developed. Tutti i giochi sviluppati da Nintendo ed erano giochi bellissimi, stupendi, che dire, a me piacevano tantissimo. E soprattutto io avevo a casa, mio padre per Natale ci regalava dei videogiochi che costavano tantissimo, tantissimo significa 80.000 lire, 80.000 lire sarebbe 40 euro, però 80.000 lire all'epoca avevano valore come 400 euro e quindi erano veramente tantissimi soldi e questi giochi non si trovavano in provincia, bisognava andare a Roma o farli venire da Milano, cioè veramente io e mio fratello avevamo dei giochi fantastici ed io ero un'accanita giocatrice di videogiochi e all'epoca esistevano videogiochi come questo. Questo per esempio è di una marca che all'epoca era un po' sfigata, ossia InnoHit. Istruzioni d'uso tradotte in italiano, c'è scritto qui. E questo è per esempio un parente di Pac-Man e si chiama Grabman. E questo è il giochino. Questo è il giochino. In montagna, Valentina, in vacanza in montagna, non andava da nessuna parte perché passava le ore a giocare a questo giochino. Questo giochino mi piaceva molto. Curiosamente, la versione Grab Man di Pac-Man era concepita meglio, perché a volte capita, era concepita meglio delle versioni ufficiali. E poi avevo questo giochino, per esempio, qui c'è anche un po' di polvere. Questo giochino, vedete che c'è ancora la confezione, qui dietro c'è un. Cioè, si sta alzando una quantità di polvere. Questo giochino però era un po' scemino, c'era un delfino che buttava delle de c'era un delfino, bisognava fare delle cose con il delfino. Qui c'è un giochino della Nintendo, qui vedete un parente delle robe di oggi con cui giocate. Questo giochino chissà quanto vale, chissà se vale. Non lo so, tanto non ho intenzione di venderlo. Ora lo vedete senza pile, però le pile che si mettevano qui dietro sono le pile normali a bottoncino che ancora oggi esistono. E niente, poi tra l'altro qui dietro c'è una cosa bellissima che avrebbero potuto inventare anche per i cellulari, ma siccome i cellulari sono stupidi, allora, questo è per far reggere il giochino, no? Per mettere il giochino inclinato su una superficie. Ed è un'invenzione stupenda. Se la Nintendo fosse capace di comunicare che ne so, con la Apple o con la Nokia, magari. E qui ci sono le istruzioni del giochino con tutto il disegnino. Questo giochino era un giochino in cui c'era Topolino che doveva raccogliere delle uova. Le uova uscivano da qui e da qui. E man mano che aumentavano gli schemi di gioco,
Le uova cadevano giù più, ma, cioè man mano che si andava avanti nei punti, perché qui c'è un solo schema di gioco, no? Essendo uno schermino a cristalli liquidi, che quindi non può cambiare, le uova scendevano più velocemente, fino a quando si era con il punteggio vicino a 999, le uova scendevano. Questo gioco era anche il preferito di mia madre. Mia madre ha trascorso dei mesi a giocare con questo gioco, veramente. Un'intera famiglia persa a giocare ai videogiochi. Poi, che altro? Poi ci sono giochi molto più sofisticati, per esempio c'è questo proprio, questo è stato un grandissimo, però questo era anche un gioco molto debole, purtroppo, la Diamond Hunt, sia perché era concepito in una maniera un po' semplicona, sia perché i tre schemi di gioco, sempre cristalli liquidi, avevano questa parte qui in mezzo che si è rotta quasi subito, però funziona ancora perché poi è stato riaggiustato. Qui ci sono i comandi e i loro rumori fantastici, i loro bottoncini di gomma, e io e mio fratello passavamo la vita a giocare con questi cosi, no? In continuazione. E poi c'è il mio preferito in assoluto di quelli che ho qui, perché ne ho poi tanti altri in Italia. Questo era un giochino giapponese che non aveva assolutamente nessuno e che io chiamavo Pingin Gin, Pingin Gin, non so come si chiami in realtà, e che è fatto così e che era importato in Italia dalla Jig, ma era un giochino giapponese e è stupendo. C'è un pinguino nel suo ghiacciaio e questo pinguino deve evitare le incursioni di non mi ricordo chi, c'è qualcuno di cattivo che o gli spara o gli lancia delle cose e lui deve evitare queste cose nascondendosi qui nelle cavernette. Questo era un gioco veramente pensato bene, poi da qui sotto succedono delle cose. Ah, ti potevi nascondere anche qui sotto, però dopo un tot tempo venivi risputato fuori automaticamente, quindi dovevi organizzarti bene mentalmente con i tempi. Secondo me i videogiochi hanno aguzzato tantissimo l'ingegno mentale, perlomeno mio, di mio fratello non lo so. Questo gioco, mamma mia, quanto era bello! Adesso esco, vado al DM a comprargli le pile, veramente, perché ci voglio giocare di nuovo. Dunque, questa è Valentina. Vedete che questa è la nerd che è in me. Allora, questo video tag lo sto facendo perché è stata l'occasione per farvi vedere queste mie passioni del passato. Poi, ok, usciamone però. Riusciamo ad uscirne, per cortesia. Domanda numero 5: quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Ho appena risposto. Numero 6: che cartoni animati o che anime preferivi? Dunque, io quando ero molto piccola vivevo in un'Italia che era in parte molto cattolica, in parte molto democristiana, ma in parte per l'altra metà era molto comunista. Io andavo in una scuola di suore, in una scuola privata di suore, e lì ci facevano vedere cartoni animati dell'Est Europa, dell'Unione Sovietica, ne vedevamo veramente a quintalate. Io poi ho mantenuto un po' la passione per i cartoni animati dell'Est, che erano dei veri capolavori, tra l'altro. A casa mia non è mai entrato Disney, bisogna dire, quindi io non ho cartoni animati preferiti in nessun modo Disney. Mi piacciono alcuni cartoni animati della Warner Bros., o meglio alcuni personaggi della Warner Bros. Io sono una fan di Bugs Bunny e di Daffy Duck. Quando Bugs Bunny interagisce con Daffy Duck, proprio io sono al massimo del piacere, perché io nella mia vita ho sempre avuto relazioni con il prossimo in cui io sono Bugs Bunny e quell'altro è Daffy Duck, ossia due persone completamente completamente con un cervello da pazzi. E poi che altro? Poi anime, gli anime moderni io non li conosco, non li ho mai frequentati. C'è gente che periodicamente mi porta DVD da vedere e mi dice: ma guarda, ma questo quando lo vedi ti piace? Io quando lo vedo dopo un minuto penso: wow, è insopportabile, e me ne vado. E le persone si offendono tantissimo. Invece cartoni animati giapponesi ne vedevo tra il periodo delle elementari e delle medie. Quelli che hanno più fatto breccia nel mio cuore sono i seguenti: Candy Candy, ovviamente, naturalmente. Sì, non so se partire e dire delle cose su Candy Candy. Quando ero molto piccola credevo che Irisa si scrivesse non
Irizza, ma Irrisan, ma perché anche le pronunce del doppiaggio erano sbagliate. Questi cartoni animati ci sono stati allegramente portati da Berlusconi, tra l'altro. Pensiamoci, ricordiamocele queste cose. Noi siamo una società mentale anche fondata su ciò che Berlusconi ha fatto alla televisione. Chi nega questo è un imbecille, perché nega veramente una realtà. Poi naturalmente sono successe tante altre cose. Negative e anche nell'ampliamento televisivo della televisione italiana c'è anche in questo tanto di negativo, però voglio dire, tutti quanti abbiamo usufruito di cose, quindi vabbè. Ma questo è anche un altro discorso. I miei cartoni animati preferiti di quando ero giovine sono senza dubbio la Mu, Arale il dottor Slump e la famiglia Mezzil. La famiglia Mezzil era un cartone animato non giapponese, in realtà era un cartone animato ungherese con un bambino protagonista nerd che si chiamava Aladar e che rappresentava il mio tipo di uomo ideale ancora oggi. Quindi niente, questi erano i miei cartoni animati preferiti che ho detto in un modo un po' sconclusionato perché mi sto agitando pensando che fra un po' finisce lo spazio sulla fotocamera, quindi mi devo sbrigare. Non posso andare più di tanto nel dettaglio. Poi numero 8, no, numero 7, guardi ancora cartoni anime? No, non guardo cartoni animati in generale al momento perché non guardo TV, non vado al cinema, sono un po' eremita al momento. Numero 8, come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Boh, non la considero, nel senso se gli piace fare questa cosa, questo è un hobby come tanti altri. In Germania non si hanno pregiudizi, in Germania, cioè se io ho l'hobby di costruire modellini di dinosauri e contemporaneamente ho 65 anni, sono liberissimo di farlo, nessuno ti giudica per questo. In Germania a una madre non verrebbe mai in mente di insultare un figlio perché ha un hobby che lei non capisce o non rispetta, mentre invece è la normalità italiana e da qui una delle fondamenta di ciò che non va bene nella mentalità italiana in generale, ma voi sapete io non sono tantissimo, non è il caso che io mi metta a parlare di queste cose veramente, ma insomma, quindi non ho nessun pregiudizio nei confronti delle persone che fanno cosplay e vanno alle convention. E convention però è anche una parola un po' berlusconiana, un po' anni 80. E poi domanda numero 9. Ti piace leggere manga e fumetti? Quando ero piccola c'era una cosa chiamata giornalino di Candy Candy. In questo giornalino c'erano dei manga a puntate e c'erano più che altro Candy Candy e Lady Oscar. Io avevo un'amichetta, la cui mamma le faceva trovare ogni giovedì il giornalino di Candy Candy pronto sulla lavatrice quando tornava da scuola. Io invece a me piaceva di più andare direttamente dal giornalaio a comprarlo e per anni e anni e anni e anni io ho letto questo giornalino che è stata la prima forma di manga diffusa in Italia nei primissimi anni 80 e poi basta, poi non ho letto più né manga né fumetti. Mi piace moltissimo Mafalda, ma Mafalda non è un manga e mi piacciono tantissimo i Peanuts, ma anche i Peanuts non sono un manga e quindi non rientro nella categoria. Numero 10, che genere di libri ti appassiona di più? In questo momento il genere di libro che mi appassiona di più è sicuramente quel libro in cui si racconta qualcosa volendo anche di tecnico, per esempio un libro in cui si racconta la storia di una determinata industria, per esempio un libro in cui si racconta la storia, che ne so, delle autostrade italiane, o come è nato l'autogrill, o che ne so, come si lavava la gente nel 1200. Ecco, mi appassionano molto questi libri al momento perché non ne posso più dei romanzi, non ne posso più degli autori che sono molto presenti in tutti i loro personaggi e questa cosa mi dà enormemente fastidio. Non ne posso più proprio della personalità dello scrittore e del mondo degli autori e dell'editoria. Sono un qualcosa che per me è una delle cose più sporche che esistano sulla faccia della terra e mi dispiace tantissimo vedere tanta gente che si mette in mano ai libri, mentre invece io veramente farei, come si dice, un repulisti generale di libri, darei una ripulita e una sfoltita veramente grande grande all'editoria mondiale.
e a chi fa le copertine dei libri anche in modo criminale, in modo orrendo. A che domanda mi trovo? Numero 11. Quali sono le tue serie TV preferite? Anche qui dobbiamo andare indietro nel passato perché io non guardo la TV da troppi anni, da più di un decennio. Allora le mie serie TV preferite sono serie degli anni 80, ma serie anche degli anni 70. Posso citare Spazio 1999, che era una serie che mi piaceva tantissimo, era molto elegante nel design, veramente. E poi mi piaceva moltissimo La famiglia Bradford. Io sono un'appassionata di La famiglia Bradford sarebbe Eight is Enough, questo telefilm che è andato in onda per anni e dove c'era il capofamiglia che si chiamava Tom Bradford e lavorava in un giornale e aveva otto figli che si chiamavano David, Tommy, Nicholas, poi c'erano Susan, Jenny, Nancy, Mary. E ce ne manca sempre una, maledizione. C'è ancora sorella! Ah, e no, Jenny, l'ho detto, quella che facevo la. Allora, c'era me, cioè, allora, c'era Nancy, che era quella che si bigudinava i capelli, era la carina della situazione. Poi c'era Mary, che era la dottoressa seria della situazione. Poi c'era Jenny, che era la giornalista della situazione. C'era Susan, che era la sportiva della situazione. Ah, sì, certo, c'era Elizabeth, quella con i capelli lunghissimi, che si voleva rifare il naso, che aveva il complesso del naso. Quel telefilm è fantastico. Altri telefilm che mi sono molto piaciuti sono stati, che non erano più telefilm, però erano sitcom, situation comedies. Mi piaceva molto Casa Keaton perché dentro c'era Michael J. Fox. Io ero un'appassionata di Michael J. Fox all'epoca, lo sono stata per un po' di tempo perlomeno. E poi mi piacevano molto i Robinson, che guardo ancora adesso, nonostante le voci che si sono diffuse recentemente su Bill Cosby, ma del resto Bill Cosby zodiacalmente è portato a questo genere di cose. Mai fidarsi, mai, mai per nessun motivo fidarsi di quel genere di tipo zodiacale, perché è portato per quel genere di cose. E quindi posso dire di stupirmi per quello che si sta leggendo recentemente sui giornali nei confronti di Bill Cosby. Sì, un po' mi stupisco, ma un po' anche no, perché fa parte della natura zodiacale del segno. E poi che altri sono? Quali altri sono? L'ultimo telefilm, che di nuovo è una situation comedy, non è un telefilm, che ho guardato è stato Friends. La prima stagione, la seconda stagione, fin quando è arrivato Tom Selleck come fidanzato di Monica, e dopo ho lasciato perdere, e poi ho lasciato perdere completamente le serie TV, non sono mai più esistite per me. Quindi basta, questo è tutto, questo è veramente tutto. E poi mi dimenticavo Arnold, io sono stata anche una grandissima guardatrice di Arnold. Arnold era questo telefilm che poi in realtà in questo momento non mi ricordo come si chiamava. Arnold era questo telefilm in cui il signor Drummond, che abita a Park Avenue e che ha già una figlia, che poi è morta, in realtà l'attrice che fa questa figlia è morta per overdose, perché si era negli anni 80, e il signor Drummond, che ha già una figlia, adotta due fratellini di Harlem, Willis e Arnold, e tutte le cose. E dicevo, da lì poi tutte le cose che ne conseguono, tutte le avventure e le disavventure. Nel frattempo ho cambiato la scheda di memoria perché stavo parlando da 40 minuti e giustamente la scheda di memoria è finita. Prossima domanda, quindi questi sono i telefilm o meglio alcuni situation comedies della mia vita. E da anni e anni ho smesso proprio di guardare sia la TV sia i telefilm, sia. C'è stato un momento in cui ho deciso che in realtà la vita veramente non vale la pena sprecarla stando seduti a guardare delle immagini. Bisogna essere se stessi parte dell'immagine, non bisogna stare là seduti a guardare immagini. E quindi da lì sono scemati i miei interessi. È curioso perché io sono stata una grandissima appassionata di cinema, poi me ne sono completamente spogliata, al punto che io non vedo un film occidentale da qualcosa come quasi 20 anni, mentre invece poi ho continuato a vedere film asiatici, ma poi ho smesso di vedere anche quelli, insomma. Numero 12.
Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito sono tanti film, ne dico uno soltanto, però pensando cosa rispondere a questa domanda, mi sono detta, boh, ti metti ad elencare 50.000 film. Allora ne dico solo uno, ma forse due. Allora dico un film statunitense che a qualcuno piace caldo, Some Like It Hot, con Tony Curtis, Jack Lemmon, ma soprattutto Marilyn Monroe, e perché è una scuola di vita quel film, veramente. E poi bellissima, bellissima, un film di Luchino Visconti, purtroppo perché a me non piace per niente Luchino Visconti come regista, però è riuscito a fare questo film che invece è un film bello, contrariamente per quanto riguarda il mio personalissimo gusto, contrariamente a tutti gli altri suoi film, bellissima, è un film bellissimo, bellissima è la storia di una bambina che vuole essere mandata avanti dalla mamma nel mondo del cinema. La mamma è Anna Magnani. Anna Magnani romanissima in questo film. E Anna Magnani che mentre si pettina con la mano al contrario, da qui, si pettina non così, ma così. Anna Magnani che davanti allo specchio in sottoveste nera come mia zia. Mentre si pettina, domanda alla figlia di dire scuola. La bambina poverina dice scuola. No, mamma, non scuola, scuola. Ma che cos'è quel film? Che cos'è, che cos'è, che cos'è quel film? Ma anche il modo in cui poi Anna Magnani riesce a cavarsela nonostante le pressioni del marito, le pressioni dello star system, che anche se è uno star system romano, comunque ha le sue esigenze, nonostante il modo in cui sua figlia poi viene successivamente derisa. Io quando mi rendo conto su YouTube di parlare con della gente che non ha mai visto Bellissima e la lezione che contiene dentro, quando mi rendo conto, io penso che tutte le ragazze che fanno video su YouTube, quando li fanno prendendo se stesse molto sul serio, scusate, ma devo togliere la cosa, il tappino della fotocamera perché irrita la mia attenzione. Quando vedo le ragazze su YouTube che fanno i video e che si prendono tantissimo sul serio e che tentano con il loro mondo di fantasia che si sono costruite attorno ad un personaggio che non sono mai state, ma che vogliono dare a intendere di essere, e tentano di ipnotizzare il loro pubblico dicendo: questo è un regalo per voi, tutto questo io lo faccio per voi. C'è la signora che scrolla qualcosa fuori dalla finestra e quindi fra un po' si accorgerà della mia presenza qui davanti e penserà, oh, bobocco, è di nuovo qui davanti a fare un video. La signora è tedesca, quindi chissà qual è il suo oppobocco, un oppobocco tedesco, ma è già rientrata, ha perso l'interesse per ciò che succede dentro questo appartamento. Fortunatamente, che stavo dicendo, io penso che quando io penso a tutte queste ragazze, a tutti questi video, a tutto questo modo di fare video, veramente pensando che la persona che sta a casa ti guarda ammirandoti, mentre invece la persona che sta a casa prima di tutto ti guarda criticandoti, poi ti guarda deridendoti. No? Anche io quando riguardo i miei video, la prima cosa che faccio è rido. Rido perché, ma Vale, ma che fai con le mani? Ma Vale, ma come parli? Capito? E questa è una cosa che non riesco mai a far capire a Stefan. Stefan pensa, per esempio, che quando compare in un video, lui compare nel video e deve rendersi ammirevole, perché la gente a casa lo ammira sul serio, ma invece Stefan funziona come personaggio nei miei video perché è un personaggio buffo, perché tutte e due siamo buffi, io sono un po' buffa e scema nel ruolo di quella che lo sprona a parlare, che gli parla sopra, e lui è un po' buffo e scemo nel ruolo di quello che parla precariamente l'italiano, fa gli errori, parla con la bocca un po' così. Però lui non se ne rende conto, lui pensa che quando fa un video, lui fa il vi sta facendo il video, è in corsa per farsi ammirare, no? Ma poi in realtà ci sarà anche gente che sul serio, solo perché vede una persona dentro il video, se ne innamora, che ne so, cioè io anche ricevo certe cose che mi fanno pensare che le persone hanno bisogno di una riabilitazione dopo aver guardato troppi video su YouTube. Ma insomma, tutto questo per dire che secondo me se la gente guardasse Bellissima, poi
poi la smetterebbe di credere veramente nel potere del video. Il video ha un potere, il video ha sicuramente un potere, ma ha un potere per chi dorme in piedi. Tutto il mondo del video funziona perché tutto il mondo dell'immagine funziona perché chi è dietro e chi è davanti, chi è dietro frega il prossimo e chi è davanti subisce, ma subisce non avendo la capacità di andare in profondità negli strati del proprio sentire. E allora, secondo me, vedere bellissima invece potrebbe servire a recuperare una dimensione un po' più normale anche nel nostro fare video su YouTube. Ecco, spero che a qualcuno sia arrivato il messaggio. Bellissima di Luchino Visconti. Tra l'altro, in bellissima c'è Walter Chiari che praticamente fa se stesso. Walter Chiari era cioè, un lestofante di rarissima mole. Un attore che mi piace tantissimo, a me piaceva moltissimo. Voi chiaramente non capite di che cosa sto parlando. Questa è una cosa tragica, veramente tragica, perché i vostri genitori non vi hanno insegnato quello che è ciò che è venuto prima di voi. E questa cosa è drammatica. Nel suo essere drammatica, però, è anche una cosa fantastica, perché significa veramente che io sto parlando da sola a tre altre persone che hanno capito e tutto il resto non ha capito niente di questo video. Quale cellulare possiedi? Io possiedo un Nokia, un Nokia. Ho posseduto sì per tutta la vita dei Nokia, uno dietro l'altro, persi, rotti. Rotti, insomma, rotti, uno solo si è rotto, un solo Nokia ho rotto, si è rotto perché è rimasto attaccato alla corrente a ricaricarsi fin quando la batteria è esplosa durante la notte, tra l'altro, con grande paura. Altrimenti tutti gli altri Nokia, uno l'ho perso e un altro che fine ha fatto? Boh, un altro non mi ricordo che fine ha fatto. Però ho sempre avuto dei telefoni Nokia e ne ho avuti in tutti nella mia vita, ci si può credere, ho avuto in tutto nella mia vita solo tre telefoni e adesso il quarto. Il quarto è un Apple, un Apple ed è un iPhone, lo so che voi dite iPhone, ma insomma io dico noi qui diciamo iPhone, S4 che è un po' vetusto per i vostri gusti, ma insomma è quello che io ho. E per il resto ho avuto quindi nella vita tre telefoni più uno, quattro telefoni in tutta una vita, anche se sono più anziana di voi. Ma del resto io ho avuto anche tre montature di occhiali in tutta la vita e due le sto ancora usando. L'ultima volta che mi sono comprato un paio di occhiali risale a 5 anni fa sono stati occhiali che mi ha regalato mio padre e che a molti non piacciono, che a me piacciono tantissimo. Cioè, nel senso, sono un altro tipo di persona, viaggio ad una velocità attraverso la vita un po' diversa rispetto ad altri tipi di velocità, più in voga e più appassionanti. Numero 14, cosa ti piace di più della tecnologia? Della tecnologia, questa è l'ultima domanda. Della tecnologia mi piace molto che oggettivamente riesca a facilitare la vita delle persone. Cioè, un conto è quando io butto tutta la biancheria sporca dentro la lavatrice, premo il bottone e quella poi, un'ora dopo, mi ridà i panni puliti. E un conto è se io dovessi mettermi dentro la vasca da bagno, pestare sui panni per tre quarti d'ora, schif, schaff, schif, schaff, schif, schaff. Non so se rendo l'idea. E un conto è se invito degli amici a mangiare, ci mangiamo l'impossibile e dopo io, umile e sola, devo lavare 800 milioni di piatti. E un conto è invitare degli amici a casa con la consapevolezza di non venir poi punita, no, a posteriori dal lavaggio dei piatti perché fortunatamente c'è la lavastoviglie. Ecco, per me questo è il bello della tecnologia, ossia che oggettivamente semplifichi la vita delle persone. E quindi la tecnologia, sto dicendo, non è soltanto il computer, non è soltanto internet. Il brutto della tecnologia, però, se mi permettete di creare una domanda in più. Quindi domanda numero 15, che non c'è, perché la domanda numero 15 era tagga chi vuoi, ma io ho detto che non taggo nessuno, nel senso sono tutti taggati. Allora sostituisco la domanda numero 15 con la domanda numero 15 bis, ossia qual è il brutto della tecnologia? Il brutto della tecnologia è, secondo me,
che non è coordinata. La tecnologia è molto varia, ci sono molte marche che hanno il monopolio su tante cose e la tecnologia non si coordina e non si coordina a discapito di chi la usa. Nel senso, il comune mortale potrebbe usare, potrebbe trarre dalla tecnologia un uso enormemente più salutare, prima di tutto, ma anche pratico, anche veloce, anche effettivo, veramente un uso che aiuta sul serio le persone, mentre invece siamo tutti qui che ci barcameniamo nei mille difetti della tecnologia che ci troviamo ad usare ogni giorno perché la tecnologia non è coordinata con le altre tecnologie ed è tutto fatto apposta per farci buttare i soldi, no? È come quando. Sì, sono, sapete, i mille dispositivi che uno deve comprare per attaccare questo a quello, questo a quell'altro, quell'altro a quell'altro ancora. Il telefono tizio funziona solo con la batteria Caio però ha bisogno del convertitore Sempronio. Tutto questo è veramente il vero brutto della tecnologia, che è un brutto criminale, perché è un brutto pilotato e fatto bella posta da uomini senza scrupoli che a noi non danno realmente in mano la tecnologia, ma ci danno una specie di rifiuto sgangherato, che visto che ormai è lì e inquina, tanto vale che lo usi qualcuno, quindi diamolo ai comuni mortali. E quello che sto dicendo è che chi si trova nei quartieri generali della tecnologia, con la tecnologia si trova già 70-100 anni avanti e quello che noi usiamo nella vita quotidiana gli fa ridere perché è roba vetusta e vecchia. E questo però le persone normali non lo sanno. E quindi si emozionano e corrono a comprare il nuovo modello di telefono, laddove invece il nuovo modello di telefono per chi lo ha creato è già un modello di 100 anni fa e si trova già avanti di 2000 altri modelli che però vi concederà con il contagocce facendovi pagare oro e facendovi stare sulle spine perché vi fremeranno le mani dal desiderio di comprare, comprare. Mentre per la persona che ha creato quell'oggetto, quell'oggetto è una cretinata vetusta e si fa un sacco di risate in previsione dei soldi che voi gli regalerete. Questo video tag è finito. Credo di non aver adempiuto alle aspettative, nel senso sicuramente avrò fatto più schifo di ciò che ci si potrebbe essere aspettati. E per questo perché la signorina Rottermeier purtroppo non è scoppiettante, ma è una signora di una certa età e quindi in quanto signora di una certa età parla di certi argomenti ed è fissata con determinati tormentoni. E quindi tutte queste cose le avete fedelmente ritrovate anche in questo video, che niente ha a che fare né con gli oli vegetali né con i trucchi, ma che però contiene delle prediche note tutto sommato. Ragazzi, ciao, ragazze, ciao, io me ne sono andata e quindi vi saluto, vi ringrazio per questa maratona che avete voluto fare con me guardando questo video. Ciao! Ma sono ancora qui, sono ancora qui. Per voi sono passati solo pochi secondi, per me sono passati 2 giorni. In questi 2 giorni il video, la prima parte del video perlomeno, è stata a caricare e io, riascoltando le cose che ho detto nella prima parte del video, ho avuto modo di fare delle riflessioni e di ricordarmi improvvisamente ulteriori episodi che secondo me assolutamente devono trovarsi anche in questo video. Ed è per questo che sto registrando ancora una fetta di video in questo momento. Allora, parto subito con il dire le cosa che nella prima parte mi sono in qualche modo dimenticata. Dunque, la prima cosa che volevo dire è che quando parlavo dei videogiochi, sono tutte cose che mi sono dimenticata e che riguardano i videogiochi. Quando parlavo dei videogiochi ho dimenticato di dire che il primo videogiochino della nostra vita, della vita mia e di mio fratello, è stato per me un videogiochino. Noi li chiamavamo i giochini elettronici. Il primo giochino elettronico è stato un gioco che si chiamava Caveman.
Hoffman e c'era un cavernicolo tutto spettinato che usciva dalla caverna e doveva raggiungere un punto di fronte alla caverna facendo un determinato percorso. Il problema era che di fianco aveva un dinosauro che gli lanciava fiammate e pietre e quindi doveva schivare fiammate e pietre, doveva anche lui lanciare delle frecce avvelenate, suppongo, non lo so. E quindi questo era il mio giochino, un giochino rosso fiammante, sempre ovviamente a cristalli liquidi, perché all'epoca funzionava tutto a cristalli liquidi. Mentre invece il giochino di mio fratello era King Kong e c'era dunque King Kong in cima alla torre, così come eravamo stati abituati a vederlo nell'unico film che circolava allora e che era ancora il film vecchissimo, vecchissimo di Hollywood in bianco e nero e credo solo in parte parlato, ma parzialmente ancora muto. Non mi ricordo in questo momento, non mi piacerebbe controllare, dopo controllo. E quindi il videogiochino riproduceva la torre con sopra King Kong e King Kong faceva punti, distruggendo, disintegrando gli aerei. Si era in un'epoca, sto parlando della fine degli anni 70, si era in un'epoca, e noi eravamo, io ero già alle medie, ero già o in prima o in seconda media, si era in un'epoca in cui non ce ne importava niente di essere né oggettivi né politically correct, ed è per questo che siamo cresciuti più intelligenti di voi. Che siete più giovani e più piccoli, anche un po' più fessi. E che stavo dicendo? Stavo dicendo che però al giochino di mio fratello accadde un incidente gravissimo, mio fratello ci rimase malissimo. Noi eravamo tutte e due dalle suore in collegio, in un istituto, e lì c'era un atrio, e in questo atrio, oltre ad esserci l'ufficio dell'economato, con una suora dentro cattivissima, oltre ad esserci la portineria, vi prego non cominciate a scrivere 2500 commenti contro le suore perché io non mi trovate d'accordo con voi. Quella suora specifica di cui sto parlando era nel mio ricordo cattivissima, però tutte le altre e tutto l'ambiente e tutta quella scuola è una scuola nella quale io sono stata benissimo, nella quale io manderei i miei figli se potessi permettermelo e nella quale consiglierei a tutti di andare perché è una scuola con altri livelli rispetto alle scuolacce schifose con dentro gli insegnantacci che ci sono nella scuola pubblica. Dunque, non venite qui sotto a scrivermi cose contro le suore perché con me non sfondate una porta aperta, ma può essere che andate a sbattere contro un muro molto 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 che non vi conviene, che non vi fa per niente contro cui non vi fa per niente comodo sbattere. E l'incidente che accadde fu il seguente: sto guardando, mi vedete erratica con lo sguardo perché sto guardando gruppi di piccioni svolazzatori molto 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 acrobatici, ma anche otticamente molto belli da vedere. E in questo atrio c'era anche il telefono, per esempio, che era ancora un telefono a gettoni, e a questo telefono si attaccava una bambina australiana, perché questa era una scuola frequentata anche da molti bambini stranieri, figli di industriali, gente varia che si trovava a passare per l'Italia. Allora c'era un bambino italo-argentino, per esempio, che si chiamava Augusto. C'era questa bambina australiana che telefonava a gettoni con l'Australia ogni giorno, urlando nel suo australiano. E forse è da lì che mi è nata la passione per l'australiano. A me piace tantissimo l'accento della lingua australiana, dell'inglese australiano. E insomma, lì è successo il fattaccio. Il fattaccio è stato che mio fratello è inciampato, è caduto e cadendo è caduto proprio sopra il suo videogiochino elettronico, disintegrando i cristalli liquidi che poc si sono rotti e hanno oscurato lo schermo. E mio fratello era completamente disperato, sinceramente affranto, veramente veramente dispiaciuto perché quello era un giochino che era costato tantissimi soldi per l'epoca, perché papà si sarebbe arrabbiato tantissimo, ma anche solo per il fatto che gli era stato regalato il giochino e lui l'aveva distrutto, tra l'altro senza volerlo. Era veramente veramente dispiaciuto. Io ieri sera pensando, mi è tornato in mente questo episodio
E mi è tornata in mente la cosa che io pensai allora e che penso ancora adesso, ossia che avrei tanto voluto convincere mio fratello del fatto che non era una cosa grave aver distrutto il giochino, nel senso sarebbe potuto capitare a tutti, purtroppo è capitato a lui perché è stato sfortunato, ma non significava che lui aveva fatto una cosa sbagliata, perché davvero non l'aveva fatta apposta. Invece non ci fu verso di convincerlo di questo veramente per giorni e giorni e giorni, perché anche era un'epoca in cui questi giochini elettronici erano proprio molto molto importanti. Era come se uno avesse distrutto un laptop e il laptop fosse l'ultima moda del momento, te l'hanno appena regalato, tu il giorno dopo lo sfasci. Era un po' una cosa così, anche come prezzi. E questa era una cosa che volevo dire in questo video. Poi l'altra cosa che volevo dire in questo video è che ho raccontato di questa sala giochi pescarese che era sul lungomare, ma poi mi è venuto in mente che in realtà la sala giochi in cui io ho trascorso più tempo in tutta la mia vita è stata una sala giochi a Cortina d'Ampezzo, che è, per chi ha presente la mappa della città, per chi ha presente un po' come è fatta, come sono incastrate le strade della città, Cortina d'Ampezzo si srotola sul corso che è Corso Italia e poi su un paio di parallele, le parallele che vanno verso su e le parallele che vanno verso giù. E la prima parallela che va verso giù, verso anche le scuole, verso anche le uscite varie, per andarsene dal paesino, la prima parallela è Via Battisti. In Via Battisti, ora non lo so che cosa c'è, credo che forse ci sia ancora un negozio di diesel o qualcosa di questo genere, boh, non mi ricordo, però c'era un ben determinato punto di Via Battisti che era non molto lontano in linea d'aria dalla cooperativa di Cortina e lì c'erano uno vicino all'altro tutte quelle che potevano essere attrazioni gigantesche per noi bambini, perché c'era un negozio di giocattoli che erano per di più di marca tedesca, giocattoli di legno, giocattoli fantastici, fantastici, fantastici. E poi accanto a questo negozio c'era una sala giochi stretta, stretta e lunga, lunga, che dopo è stata sostituita dal negozio diesel, ma in mezzo tra il negozio diesel e la sala giochi ci deve essere stato qualche altro negozio che a me in questo momento non viene in mente. E lì dentro io passavo interi pomeriggi perché mio padre, con mio fratello andava a fare delle passeggiate, cioè lì era un altro universo, lì era un altro universo, quello era un posto in cui potevi lasciare una bambina di 11 anni, 12 anni, da sola, un intero pomeriggio dentro una sala giochi, non succedeva niente, ma perché infatti era Cortina d'Ampezzo e lì ci si conosceva tutti, cioè era evidente che se mi succedeva qualcosa, io ero Valentina, la bambina che abita vicino allo Stadio del Ghiaccio, la figlia dei signori che vengono dal centro Italia, cioè erano evidenti tante cose, ci si conosceva veramente tutti e non ci si perdeva di vista un secondo. Anche un po' troppo, ai miei genitori a volte questo dava un po' fastidio, loro dicevano che era tipico di quelli del nord e dei montanari, badare un po' troppo ai vicini di casa, perché invece noi a casa nostra ci facevamo ognuno i fatti propri, avevamo presente chi erano i vicini di casa e chi abitava intorno a noi, ma proprio non ce li calcolavamo per niente. Invece i veneti ci guardavano e come. E quindi volevo dire anche questa cosa, quella è la sala giochi in cui io ho passato più pomeriggi di tutta la mia vita, cioè volevo esserci parcheggiata di proposito, chiedevo di venir parcheggiata lì mentre gli altri erano impegnati in altre attività pomeridiane e montane. E tuttavia io sono stata anche una grande camminatrice di montagna, però questo in epoca successiva, non quando ero una bambinetta delle medie. L'altra cosa ancora che volevo dire è che nell'altro pezzo di video mi sono inspiegabilmente dimenticata è che il mio gioco preferito in assoluto però è Tetris e per qualche motivo mi sono dimenticata di dirlo nella prima parte del video. Tetris che ha influenzato tantissimo la mia forma mentale, la forma mentale dei miei meccanismi
di pensiero, io tuttora, quando parlo con voi, quando parlo con i miei familiari, quando pulisco casa, quando metto in ordine l'armadio, qualunque cosa io faccia, il modo in cui lo faccio è lo stesso modo di Tetris. Tuttavia, io non sono mai stata una giocatrice eccelsa di Tetris, nel senso, io sono stata una giocatrice piuttosto accanita di videogiochi, questo è vero, però non ho mai perso di vista l'umanità e la quotidianità, nel senso, continuando a giocare, giocando, ho sempre comunque sentito il trascorrere del tempo, il modificarsi delle ore del giorno e anche l'affiorare di desideri quali la fame, la sete, il dover fare la pipì, la cacca, tutte queste cose. E quindi ho sempre raggiunto volontariamente il momento in cui io, dovunque mi trovassi con il punteggio, ho mollato il gioco. Per esempio, mia madre non è così. Mia madre con il videogiochino elettronico di Topolino in cui cadevano giù le uova sempre più velocemente e Topolino si doveva girare con questo cestello a raccogliere le uova. E mia madre, nel tentativo di raggiungere il punteggio massimo, ha passato appiccicata a quel giochino cose come dei giorni. E io non sono così, non sono capace di essere così, perché alla fine non me ne importa niente. Dipende però da una cosa, secondo me, ben precisa, ossia il fatto che la mia spinta vitale nella vita è costituita dalle sfide che io faccio a me stessa. Mentre invece, secondo me, per avere tenacia nel gioco ci vuole una certa ambizione più che la sfida contro se stessi. La sfida contro te stessi, contro te stessa o contro te stesso, ti porta fino a un certo punto, ma non ti fa oltrepassare certi limiti. Cioè, oltre certi limiti ci vuole proprio che uno sia ambizioso. Io non lo sono, non sono mai stata ambiziosa, non me ne importa niente di essere ambiziosa. L'ambizione che cos'è? È voler essere più di un'altra persona. Però ma a me, anzi, le altre persone mi fanno un favore se sono più di me, così sono più esposte alle intemperie, agli attacchi del prossimo. Cioè, veramente, io sto comoda dietro ai primi della classe e non ci ho mai tenuto, non ci tengo ad essere prima della classe o a raggiungere qualche traguardo grazie all'ambizione. Vedo persone ambiziose su YouTube e vedo con quanta disperazione e quanta ansia tentano di costruire intorno a se stesse un qualcosa che in realtà non sono, e questo gli toglie un mucchio, gli toglie veramente tanto in quanto a trasparenza, spontaneità, capacità di improvvisazione, e a me tutto questo non piace, appunto perché dell'ambizione, veramente. C'è ambizione per gli... non voglio dire, non voglio pronunciarmi, stavo per pronunciarmi, ma insomma l'ambizione per me è... Non fa per me, ecco. Non mi pronuncio nel definire per chi è esattamente l'ambizione, anche se ho un'idea in proposito, ma insomma. L'altra cosa che volevo dire ancora è che vorrei che voi vi rendeste conto che nell'epoca in cui ho giocato io ai videogiochi, bisognava capire le regole di un videogioco senza che nessuno te le spiegasse, perché non è che c'era internet, non potevi andare a guardare su internet, non c'erano istruzioni, c'erano le sale giochi, le sale gioco e dentro c'erano i giochi. E cioè tu dovevi assorbire tutto quello che potevi da un gioco in modo da capire tutto quello che riuscivi a capire. All'interno di quel piccolissimo microscopico tempo che ti era concesso, considerando che avevi 10 persone dietro di te, borbottanti, che aspettavano il loro turno per giocare. E questo costava tantissimi soldi, tantissimi gettoni, ogni partita era un gettone che se ne andava, e tu quindi avevi solo il tempo di una partita a disposizione che a causa del caso poteva finire nel giro di 3 secondi, così come poteva durare 2 ore e mezza.
Mentre giocavi, dovevi anche capire tutte quelle cose che ti avrebbero aiutato ad andare avanti nel gioco. Cioè, ci voleva, nel capire i videogiochi, ci voleva una concentrazione, una prontezza di riflessi, ma anche si può dire un'acutizzazione, un avere tutti i sensi, tutti, veramente tutti i sensi, ma anche l'olfatto al limite, l'udito, la vista, tutti ben coordinati e tutti estremamente tesi e concentrati a carpire dal videogioco mentre si stava giocando e mentre si stavano facendo altre azioni, tutto quello che era possibile per dare a se stessi un futuro come giocatore di quel gioco la prossima volta. E tutto questo costava dei soldi, non era possibile né riportarsi il gioco a casa, né a casa riflettere, gioco alla mano, istruzione alla mano, milioni di forum e pagine e video esplicativi alla mano su quello che si era fatto in sala giochi. Non era possibile fare questo. Quindi tutto quello che succedeva, il modo in cui noi imparavamo tramite il videogioco era un allenamento severissimo all'epoca. E secondo me in questo senso stimolava tantissimo l'intelligenza, cioè chi è stato un giocatore di videogiochi, sto scherzando, ma mica tanto, chi è stato un giocatore di videogiochi, dei primissimi videogiochi, è necessariamente una persona con un'intelligenza molto più guizzante, molto più acuta, molto più pronta a carpire al volo, ma in qualunque cosa, in una persona, in un film, in un libro, nei primi 2 secondi, tutto quello che è possibile carpire per trovare la chiave misteriosa per capire la persona, il libro, il film. E tutto questo deve succedere nel minor tempo possibile. Io ragiono ancora così, la mia testa funziona ancora così ed è un allenamento che mi è venuto dai videogiochi. E questa cosa volevo dirla perché oggi francamente non capisco invece il video. Io conosco persone che oggi prima di sedersi a giocare con un gioco alla PlayStation se lo sono studiato in lungo e in largo e quindi non capisco quale sia l'emozione nel giocare a questo videogioco. Nel senso, in quanto vecchia ci sono ovviamente delle cose che non capisco, però vorrei capire dov'è lo stimolo intellettivo nel videogioco di oggigiorno. Ma dico che vorrei capirlo, ma non datemi retta, non mi rispondete qui sotto, in realtà non me ne importa niente perché non sono più una giocatrice di videogiochi, ho abbandonato questo mondo e non mi interessa assolutamente niente oggigiorno. Però se ci volete riflettere voi tra di voi, forse è uno stimolo interessante. E niente, queste erano le cose che mi sono dimenticata di dire nella prima parte di questo video, che adesso è diventato forse il mio video più lungo in assoluto da quando ho un canale su YouTube, e a questo punto finalmente posso salutarvi e me ne posso andare. Ciao, 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 grazie, ciao.